È passato un anno, ormai conviviamo con questa situazione di blocco, semiblocco, non blocco, chiusura, non chiusura, disorientamento, crisi esistenziale, crisi economica, crisi creativa, anche per il sottoscritto in alcuni casi. Esattamente un anno fa la nostra vita è stata rivoluzionata. E prima del primo lockdown avevo all'attivo diversi progetti che volevo portare nel corso del 2020 che sono andati tutti a scemare, nebulizzati nell'aria. Non tanto per il Covid, ma per tutta la situazione che ti porta un pochino a ripensare, a rivalutare ogni cosa. Ad esempio, avevo iniziato a lavorare sulla mia graphic novel erotica, ma è rimasto in stand-by per adesso. C'è ancora il cartello lavori in corso. La finirò prima o poi, credetemi, la porterò a termine, ma vi terrò aggiornati anche qui su YouTube. Ora, non sto qui a farvi tutto lo spiegone di cosa ho fatto durante il lockdown, chi se ne frega. Più che altro in questo video voglio portarvi la mia esperienza da creativo, ovvero ciò che ho improvvisato durante il periodo del lockdown, in qualche modo per riempire questo vuoto cosmico di depressione. Sì. Una di queste è l'ABC Challenge, una delle poche esperienze che in qualche modo ha ravvivato le mie giornate, più che altro verso la fine del primo lockdown. Ma che cos'è l'ABC Challenge? È praticamente la realizzazione di diversi personaggi legati alla cultura pop seguendo l'ordine alfabetico. Ad esempio, A come Aragon, ok? Ho utilizzato la piattaforma Instagram al meglio per poter in qualche modo fare anche dei sondaggi e far votare il mio pubblico fra diversi personaggi da realizzare e quindi loro andavano a scegliere quello che gli piaceva di più. A proposito, colgo l'occasione per dirvi di seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, link in descrizione, mi raccomando, perché lì porto anche contenuti esclusivi che non vedrete qua su YouTube. Quindi, Boban si suddivide. E dato che mi sento un pochino in debito con voi che state qui su YouTube e non avete praticamente goduto di questa bellissima sfida di disegno, finalmente posso elencarvi tutti i personaggi che ho realizzato. E dato che non mi ricordo l'alfabeto, mi farò aiutare. No, in realtà me lo ricordo, era solo per far partecipare anche mia. Alita, ok? Personaggio bellissimo, personaggio meraviglioso, è stato il primo che ho realizzato. Una particolarità di questa challenge è che lo stile di disegno è, diciamo, leggermente diverso da quello che vedete solitamente in altre situazioni. Ho cercato di sperimentare qualcosa di nuovo unicamente per questa challenge. Potevano esserci tantissimi personaggi a ricoprire questa lettera, ma io ho voluto optare per Bill, antagonista di questa grandissima pellicola che è Kill Bill. E niente, sapete tutti di chi stiamo parlando e quindi andiamo avanti. Tantissimi mi dicono: guarda, Boban, c'è tua figlia che assomiglia leggermente a C18. Abbastanza, sì? Più o meno, sì? Ok? Bene. Ok, siamo partiti alla grande con questa challenge. Due personaggi femminili in più cyborg. Wow! Quando ho fatto il sondaggio, fra la lunga lista di personaggi che avevo proposto c'era ad esempio Deadpool, Diabolik, Dio. Ok? E alla fine la gente ha scelto Don Matteo. Che volete che vi dica? Ah, hanno votato Don Matteo. E da lì ho smesso di proporre personaggi così facilmente appetibili per quelli che vogliono in qualche modo farmi disegnare cose che in realtà io non ho voglia di disegnare. Beh, Eastwood, decisamente, è molto caricaturale in questa illustrazione e poteva esserci solo lui, un grandissimo regista che io adoro tantissimo, ho leggermente poco apprezzato in alcune pellicole, però rimane un grande, un grandissimo regista e anche attore che ha fatto ovviamente la storia del cinema, anche con i suoi ruoli leggendari dell'ispettore Callaghan oppure il biondo, ok? Nella trilogia del dollaro. Andiamo avanti. Freezer. Freezer. Basta. Non ci sono altre spiegazioni. Conoscete tutti Freezer, Dragon Ball, evviva. Ci sono già due personaggi di Dragon Ball, C18 e Freezer. Ottimo. Gandalf. Gandalf il grigio in questo caso, perché a me piace di più quando è Gandalf il grigio, non so perché a tutti piace quando lui si fa l'upgrade, diventa Gandalf il bianco, ma in realtà mi piace lo stregone grigio. Hellboy, ci sono altre spiegazioni? No, non credo, quindi godetevi anche questo meraviglioso Hellboy. Vi ricordo che ci sono delle trasposizioni cinematografiche niente male, soprattutto quelli di Guglielmo del Toro. Quello che hanno fatto recentemente, no.
rimane il fatto che io adoro i primi due film e ovviamente Mignola è un mito, un grande disegnatore. Sono felice che tantissimi alla fine hanno deciso di scegliere questo personaggio. Igor. Si dice Igor, ma Igor. Jay. Un altro personaggio femminile, cult, leggendario, che tutti conosciamo. Spero di averlo omaggiato al meglio con questo piccolo ritratto. Jay. Tantissimi avevano votato con la Jay John Wick. E alla fine però ha vinto Jessica Rabbit. Però mi è dispiaciuto un pochino per il grande Keanu Reeves, che avrei voluto tanto realizzare. E alla fine ho deciso di farla furbata e proporlo per la lettera K, che ha poi stravinto. E il signor Keanu Reeves, nelle vesti di John Wick, lo vediamo qui, della lettera K. Ottimo. Basta. È quello. Trovatemi qualcuno che non adora L. Trovatemelo. Anzi, palesati qua nei commenti, così ti linciamo. No, sto scherzando. Ci mancherebbe. L'ho proposto e l'hanno votato in tanti. Sembra una lecchinata, ma non lo è, perché comunque io il signor Merluzzo lo conosco ormai da 7-8 anni. Cavoli, ci conosciamo da così tanto tempo. Dal lontano 2013. Ciao Merluz, ti voglio bene. Ecco l'ennesima cafonata che mi hanno fatto disegnare. Devo dire che ultimamente inizio a provare un po' più di simpatia nei confronti del signor Nicolas Cage. Negli ultimi due film che ho visto, diciamo che non mi è dispiaciuto. Poi c'è anche la serie delle parolacce su Netflix, che è assurda. Guardatela se non l'avete ancora vista, non vi ricordo il titolo, però cercate Nicolas Cage, capirete di cosa sto parlando. Oh, vabbè, Nicolas Cage, con quella sua faccia... Cazzo, la faccia di Nicolas Cage. Oh! Beh, hype totale per la serie di Obi-Wan che dovrà arrivare prima o poi su Disney Plus. Siamo tutti in attesa di vedere Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e non vedo l'ora. Pi. Fermi! Per la P c'è qualcosa di grandioso, c'è qualcosa di epico, un personaggio che secondo me è il più bello. Io l'ho reso leggermente più epico del solito. Se dovessero mai fare un fumetto su Pidor, secondo me questo sarebbe il risultato. Una sorta di dio del tuono che spara fulmini dagli occhi, tipo Thor, ma più forte di Thor. Perché Thor è una pippa in confronto a Pidor e non ha bisogno dello Stormbreaker. Semplicemente Pidor utilizza la piadaina. Poteva essere solamente lui ad occupare questo posto. Meritato, io adoro Quentin Tarantino, adoro tutti i suoi film, anzi colgo l'occasione per chiedervi, siete interessati a vedere un video? Non lo so, fare una classifica dei miei film preferiti di Quentin Tarantino è difficile, però me l'hanno chiesto in tanti, solitamente me lo chiedono quando faccio le sessioni di domande legate al cinema e serie TV su Instagram, e tanti mi chiedono, fammi una classifica dei tuoi film preferiti di Tarantino. È difficile, è complicato, però se volete un video lo faccio, ok? Provo a farlo, poi magari sarà il classico video che tutti quanti si scanneranno nei commenti dicendo no, quello è meglio, no, Pulp Fiction è il più bello di tutti, no, bla bla bla, cioè, so già come andrà a finire, per quello che non ho voglia di farlo, però fatemi sapere se siete interessati, giustamente. Mi affido anche al vostro feedback. Da poco su Disney Plus hanno abilitato Star, questo spazio dedicato ai contenuti per adulti. Tra i tanti troviamo anche la saga di Alien, una delle mie preferite. E Ripley decisamente deve assolutamente ricoprire un ruolo importante in questa bellissima challenge. Io veramente mi sto divertendo a raccontarvela, a farvi un sunto di tutto ciò che ho realizzato durante il secondo periodo del lockdown, del primo lockdown. Esse? Una delle mie attrici preferite, sprigiona fascino anche dalle doppie punte, non lo so, anche da un'unghia incarnita, proprio veramente, che brutta visione, lo so, però è meravigliosa. Bellissima. Peaky Blinders è la classica serie che io ho inserita nella mia lista da anni, ma che non ho mai iniziato a vedere. Mi hanno detto in tantissimi che è bella, guardala assolutamente Boban perché vale la pena. Ci proverò in futuro, però per ora lasciamo. Io? Durante la lettera M, fra i vari personaggi che avevo proposto, c'era Mia Wallace e tutti hanno votato Merluzzo, ahimè.
invece io volevo Mia Wallace e ho fatto la furbata di inserirla anche nella lettera U, Uma Thurman, nelle vesti di Mia Wallace. Meravigliosa, bellissima, sensuale. Vi? E chi se no? E chi se no? Ditemi, pensate un altro personaggio. Vi, ad esempio, di V per Vendetta, ma la lettera V per me rimane solo un personaggio iconico della mia infanzia. Ciao! Ciao. Allora, sto facendo l'alfabeto. Sono arrivato Sono arrivato alla lettera alla lettera B. Stavo dicendo che Bash the Stampede è uno dei personaggi più belli della mia infanzia. W Orson Welles. Orson. Adesso capite da dove ho estrapolato tutto l'alfabeto? X. Xena, la principessa guerriera, il telefilm che ha animato la mia infanzia e non solo, anche la mia adolescenza, ma per altri motivi. Di recente l'hanno aggiunto perfino su Amazon Video e mi sono reso conto che non ho mai visto come finisce Xena. E ho provato a guardare gli ultimi episodi. Mi sono pentito di questa cosa subito perché... Vabbè, lasciamo stare. Why? Tra tutti i personaggi di Guardiani della Galassia volume 1 e volume 2, devo ammettere che è il mio preferito. Lo adoro. Yondu è qualcosa di spettacolare, un personaggio caratterizzato e scritto bene, è veramente bello, proprio bello. E James Gunn non ne sbaglia una, ovviamente. Sì. Zenigata, per gli amici Zazà, è uno dei personaggi iconici, ovviamente proprio della cultura pop in generale, facilmente riconoscibile anche da chi non conosce benissimo il cartone animato. È iconico e divertente. E niente, sono felice di chiudere questa ABC Challenge con questo personaggio. Abbiamo finito? Provate anche voi a fare questa sfida, l'ABC Challenge. Taggatemi magari su Instagram, così voglio vedere i vostri risultati. Spero vi siate divertiti con questo breve video. Breve, credo, non lo so, vedremo poi nel montaggio. Dove in qualche modo ho riassunto i contenuti che ho portato durante il primo lockdown. Non sono sparito, come vedete. Oltre a Instagram mi trovate anche su Twitch. Ho creato questo piccolo format che è una sorta di disastro d'arte, ma notturno, l'ho chiamato Insonnia Creativa, dove praticamente mi metto a sperimentare tecniche, faccio disegni ad acquarello in diretta streaming. Per tutti coloro che sono interessati a vedermi in azione, praticamente con gli acquarelli sporcare dappertutto, potete seguire le mie live. Diciamo che l'orario è un po' destabilizzante. Oltre a quello, c'è anche TP. Che cos'è TP? Una sorta di Patreon. Giustamente ora non voglio approfondire come è strutturato il mio TP, trovate il link in descrizione, potete già consultare tutti gli step, in qualche modo potete dare anche voi un contributo. Ovviamente ci saranno anche dei premi per tutti coloro che investiranno sulla mia attività. Consultate tutti gli step, ci farò un video a parte, però sappiate che per me sarà veramente un aiuto grossissimo vedere che voi ci credete in quello che faccio. Fatevi un giro. Se avete delle domande, fatemele pure, scrivetemi su Instagram in direct, se no, grazie lo stesso. E questa maglietta, a tema anni 90, la trovate su Pampling. Utilizzando il codice sconto BOBAN15 avete il 20% di sconto su tutti i prodotti, tutti. Come sempre, BOBAN15, 20% di sconto. È strano. Vabbè, comunque, non fatevi domande, non me le faccio nemmeno io, e vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta, e niente, ci vediamo la prossima volta. Farò un altro video dove vi mostrerò tutte le vignette che ho fatto durante la quarantena. Siete curiosi, vero? Alla prossima!